oggi dei più giovani. Durante il periodo di emergenza, un dato è apparso purtroppo molto chiaro. Il virus si è rivelato maggiormente pericoloso per gli anziani. Nel futuro, però, il virus, o meglio le sue conseguenze, rischiano di ricadere maggiormente sulle spalle dei più giovani. La chiusura delle scuole costringe bambini e ragazzi a un periodo di apprendimento da casa e per quanto si faccia il possibile per rendere accessibile a tutti lezioni online, ci sono aspetti che sono stati compromessi. La scuola è un importante luogo di aggregazione e di crescita insieme, al di fuori della propria abitazione. La chiusura ha significato costringere i genitori a un ruolo di assistenza spesso complesso. Privare bambini e ragazzi del contatto con l'insegnante e con i compagni e aumentare le disparità tra chi ha accesso ad una connessione veloce e stabile e a un ambiente di studio tranquillo e sereno e chi invece non è altrettanto fortunato. La pandemia sfavorisce bambini e bambine il cui benessere fisico, emotivo e mentale dipende dalla possibilità di socializzare. Stiamo seguendo nuove regole che dovrebbe darci sia lo Stato che la Regione e su quelle basi immediatamente agiremo per alleviare questi problemi. In secondo luogo, le conseguenze del Covid hanno colpito e colpiranno a livello psicologico ed economico i giovani. I giovani sono coloro che hanno una vita sociale più dinamica e per cui tutte le attività, esempio andare ai concerti, incontrarsi, uscire, saranno rese più difficili dal periodo di distanziamento sociale. Sono coloro che devono adattarsi quest'anno a un nuovo modo di sostenere gli esami, di ricevere i diplomi, che saranno ostacolati nell'avvicinamento al mondo del lavoro. È importante far sì che il ritorno alla normalità non sia un ritorno alle vecchie disuguaglianze, il ritorno ad un'eredità già difficile lasciata dalla precedente crisi in cui i giovani si ritrovavano con stipendi minori e maggiore precarietà. Il dopovirus deve diventare catalizzatore di un cambiamento che parte proprio da loro. Ai giovani sono sicuro che voglia e impegno non mancano. Basti pensare alla realtà braidese, in cui il 7, il 14 e il 21 maggio si stanno svolgendo le giornate delle politiche giovanili, occasione di incontro, scambio, approfondimento su temi di attualità per tutti i ragazzi delle scuole superiori. Il titolo stesso, I Care, ci dimostra che i giovani vogliono essere protagonisti, ma è fondamentale creare un ambiente stimolante, un'economia che non li sfrutti, perché possono credere nel futuro ed essere il motore per reinventare la società. Anche nel nostro comune vogliamo provarci e ce la metteremo tutta.